Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora, scusate questo aspetto molto nervoso, ma è la terza volta che cerco di registrare questo video, anzi questa è la terza volta, sì, che cerco di registrare questo video. Prima l'ho provato a registrare con la solita videocamerina con la quale ho registrato i video finora, ma quella bastarda dice di non funzionare più, quindi credo che la lanciata dal balcone. Sto registrando con la fotocamera con la quale di solito faccio solo fotografie. Quindi non ho modo di vedermi come uscirà questo video perché non c'è la. Non si gira lo schermino per controllare. Ho messo uno specchio alle mie spalle, spalle vostre. Speriamo che riesco a fare questo video. Spero di essere dritta, di non essere storta, spero di essere inquadrata, spero tutto. Spero che si senta, non so neanche com'è il volume di questo apparecchio. Cioè il volume, nel senso come registra la voce. So che il frame è molto più largo, quindi vedete molto più spazio alle mie spalle, ma dovrebbe avere tipo l'autofocus o qualcosa del genere. Lo scopriremo solo vivendo. Stasera video di recensione. Devo fare un corso di yoga. Stasera video di recensione. Ci sono alcuni prodotti nuovi che sono entrati nella mia skincare e un prodotto per le unghie. Prima cosa di cui voglio parlare è la crema che sto usando in questo momento, è della Sant'Angelica, della linea Sericin Complex Hydro Adapt Slick, trattamento nutri-adattatore profondo, pelle come seta. Idrata, nutre e protegge la pelle in profondità, adattandosi alle condizioni esterne, previene la formazione di macchie solari, l'ho imparata a memoria. SPF 15, pelle secca e sensibile. 500 mg di Sericin Complex, perché questa linea fa diverse creme con questo diverso complex all'interno. Questa è adatta dai 20 anni in su. Non ci avevo fatto caso, comunque iniziamo a parlare di questa crema, che togliamo il primo strato, leggiamo cosa ci dice la Sant'Angelica. Allora, la quantità di 500 mg di Sericin Complex favorisce l'azione protettiva, antirughe e setificante per una pelle liscia come seta. I ricercatori hanno arricchito questa formula con un mix di principi funzionali che rendono il trattamento specifico per idratare e nutrire la pelle nelle diverse condizioni ambientali. Inoltre, la speciale formulazione garantisce alla pelle una corretta e ottimale idratazione, aumentando la resistenza agli stress esterni. Io in questo momento sono stressatissima. Agendo sul rinnovamento cellulare e determinando un'efficiente funzione barriera. Inoltre, gli estratti di semi d'orzo, burro di karité e olio di argan nutrono in profondità la pelle, rigenerando naturalmente la barriera di permeabilità cutanea, proteggendo la cute sensibile. La formazione di macchie dovuta all'esposizione al sole è contrastata dalla presenza di filtri UVA e UVB. La texture è estremamente ricca. Lascia la pelle setosa e morbida per un effetto antisete. È prodotto formulato senza parabeni, senza allergeni nel profumo, dermatologicamente testato, nickel tollerato. Allora, il Sericin Complex 500 è un mix di principi naturali a base di sericina. Oh. Che agiscono in sinergia per un effetto protettivo, antirughe e setificante. Estratto di ginseng indiano permette alla pelle di adattarsi alle condizioni esterne per un'idratazione ottimale, infatti aumenta la resistenza della pelle agli stress ambientali, dinamizzando lo sviluppo cellulare cutaneo e determinando un'efficace funzione barriera. Estratti di semi d'orzo e burro di karité e olio di argan nutrono la pelle in profondità proteggendo la cute sensibile. Estratto di fico d'India, pianta ricca di flavonoidi, eccezionalmente resistente alla forte luce e alla siccità, facilita la cattura dei radicali liberi nocivi per una forte azione antiossidante. I filtri solari UVA e UVB SPF 15, che è un pochino basso ma per l'inverno va bene, assicurano maggiore protezione nei confronti della formazione di macchie solari e fotoinvecchiamento.
Allora, la confezione è da 50 ml come tutte le creme solari e si presenta in questa bellissima confezione tonda, molto sfera magica. La terza volta che dico questa cosa, scusate il francesismo, ma sono veramente incazzatissima. Comunque, la crema si presenta così bianca. Spero che metta a fuoco, non lo so sinceramente. Scopriremo solo vedendo come ho detto prima. È un cremoso bianco. È la terza volta che metto della crema sulla mia mano, fra un po' diventerà la mano di una bimba di 3 anni. È una crema dal profumo neutro, non troppo aggressivo, non dà fastidio. Come profumo mi piace molto. È una crema che si assorbe, anche se è corposa, si assorbe in modo abbastanza rapido. Anche se io riesco a fare tutti i massaggini del caso. E senza arrivare al punto in cui la crema è già assorbita, io non ho finito i miei massaggini. Spero che si sia capito. La cosa che mi piace molto di questa crema è che effettivamente si adatta alle condizioni ambientali, nel senso, ora che è inverno si passa spesso dal freddo dell'esterno al caldo degli ambienti chiusi, il più delle volte molte creme sputano, escono dalla pelle. Invece questo tipo di crema si adatta e non fuoriesce dai pori. Immagino che sia la stessa cosa poi in estate o comunque nella bella stagione in cui fuori fa caldo, dentro ci sono i condizionatori. Mi piace come idratante perché mi lascia la pelle idratata per tutta la giornata. Non mi ritrovo a fine serata che la mia pelle ha bisogno ancora di idratazione. Io dopo lo struccaggio non rimetto la crema perché sento la pelle ancora bella idratata. Effettivamente è molto idratante e la cosa che si adatta è buona, cioè nel senso che la si sente addosso, che la crema non stressa rispetto all'ambiente esterno, o la pelle non si stressa grazie a lei rispetto all'ambiente esterno. Mi è piaciuta. L'SPF 15, come dicevo prima, è un pochino basso per me. Io con una pelle così chiara, già in primavera inizio a usare la protezione 50, però per l'inverno mi va bene anche solo questa. È buona anche come base trucco, nel senso che subito dopo poco tempo ci si può mettere il fondotinta e non fa il pastone, mi sta piacendo. Prodotto per le unghie è il mio leva smalto, è della B-Up, è un solvente per smalto, è un acetone da confezione a 125 ml. Sono arrivata praticamente a metà e posso dire e affermare, uso come microfono, che è un prodotto che toglie tutto. Dagli smalti semplici cream agli smalti super glitter, tipo come l'ho in questa settimana, anche la scorsa, è una base glitter con sopra altri glitter e mi toglie tutto in un nanosecondo. Secca leggermente l'unghia, ma io quando tolgo lo smalto cerco di lasciar respirare l'unghia almeno una giornata. In quella giornata in cui l'unghia è libera dallo smalto, la idrato tantissimo con l'olio extravergine d'oliva o altri tipi di olio che mi trovo in casa e tanta tanta crema. E in questo periodo, anche se le porto corte perché giocando a pallavolo l'unghia lunga mi si spezza, in ogni caso rischio di farmi anche male. Non ho quella antiestetica unghia che si sfalda perché non è nutrita bene, anche se è un acetone e con le dovute accortezze, cioè nel senso che io faccio comunque i miei impacchi, le mie unghie sono forti, nutrite, non si sfaldano. Potrei anche farmele crescere, ma non lo faccio perché sennò arrivo in palestra, una schiacciata e l'unghia va a finire chissà dove, quindi evitiamo. Comunque è molto molto efficace, un pochino, pochissimo di prodotto riesco a fare tutta la mano, un altro po' di prodotto faccio l'altra mano e sto a postissimo. Messaggino, ormai ci siamo abituati. Prodotto per la pulizia è della Kenian's Hydra Basic, un gel detergente rinfrescante con minerali e acqua di tè bianco, pelli normali e miste. È un gel detergente rinfrescante che deterge il viso in modo delicato ed efficiente, no, efficace, scusatemi, ormai l'avevo imparato a memoria.
rimuovendo le impurità e le tracce di trucco per una pulizia profonda, lasciando la pelle pulita, morbida e vellutata. Il mix di minerali e acqua di tè bianco donano alla pelle una piacevole sensazione di freschezza e vitalità. È una confezione da 150 ml, ha un profumo di fiorellini bianchi, delicatissimo. È un gel, quindi io sono arrivata più o meno a metà, non so se si riesce a vedere, non va su, non va giù, rimane là. Ha la sua pompetta erogatrice, questa cosa molto comoda. Fa sul viso una schiumetta molto leggera, facile da risciacquare, non brucia gli occhi, non lascia la pelle secca e arida dopo, quindi non sgrassa eccessivamente la pelle. Cosa dire più? Oddio, non lo so se mi sono persa qualche informazione perché è la terza volta che rifaccio il video. Allora, no, credo di no. Ah sì, faccio il fatto che è rinfrescante, ecco cos'era. Effettivamente è un prodotto molto rinfrescante. La mattina ti dà questa botta di freschezza al viso che ti sveglia, e in più ho notato che minimizza anche un pochino i pori dilatati. Io dopo comunque spruzzo sempre la mia acqua tonica, la mia acqua termale, che aiuta comunque a, la uso praticamente come un tonico, quindi mi aiuta a dare tonicità al viso, ma anche questo non è male. La sera come struccaggio è buono, nel senso che dopo che ho passato la salvietta, pulisco via il tutto con questa, mi aiuto anche con un prodotto che vi farò vedere fra un attimo, e ho la pelle pulita, non mi tira, non è disidratata. Me ne posso andare a dormire tranquillamente. Il prodotto di cui vi stavo parlando, che uso in combinato con questo durante lo struccaggio serale, è questo prodotto aggeggino che ho preso da Tiger. È un massaggiatore sfoliante per la pulizia del viso. È un aggeggino in silicone che ho visto nel video di LOL, e quando l'ho visto da Tiger l'ho dovuto comprare. Praticamente ha un doppio. Due differenti dentini, tipologie di dentini, questa è un pochino più alta e più morbida, e queste più basse e rigide. Ha una ventosa per poterlo agganciare allo specchio, ma non si aggancia, l'ho ritrovato più delle volte nella vasca e quindi non l'ho più messo lì. Lo faccio asciugare dopo che l'ho utilizzato e poi lo rimetto in scatolina. Come vi sto dicendo, lo uso dopo aver lavato il viso con questo prima di risciacquare. Passo la parte con dentini più alti su tutto il viso, insistendo sul naso, sulla parte qua sotto al naso e bene sul mento. Poi vado a fare un piccolo massaggio con questa parte con i dentini più bassi nella zona del contorno occhi per attivare la microcircolazione. Lo stesso dicasi per le labbra e per le rughe naso-labiali. Aiutano a rivitalizzare un pochino la situazione. In questo momento, che sto facendo una pulizia molto più approfondita con maschere, più scrub, questo tipo di aggeggino che esfolia il viso dopo tutta una giornata che in fondo, tinta come in questo caso, comunque sono uscita lo smog che si annida nei pori, ho la pelle in questo momento molto pulita. È molto più luminosa. Mi accorgo che fa un leggero scrub perché dopo quando vado a risciacquare il viso, la mia pelle è molto più morbida, non sento pellicine strane in eccesso, mi sta piacendo molto. Ultimo prodotto di cui voglio parlare è il mio contorno occhi. Il contorno occhi è questo della Jafra Beauty Dynamic. È un trattamento occhi potenziato SPF 15, una delicata crema idratante per il contorno occhi, arricchita con estratti lenitivi di camomilla che trattano in modo delicato la fragile zona dei contorno occhi. Estratto di corteccia di frassino contribuisce a ridurre la apparenza di borse occhiaie, donando alla pelle un aspetto più luminoso. Il complesso peptide minimizza l'apparenza di linee sottili e rughe, mentre la protezione solare protegge dai nocivi danni solari. È una cremina da 15 ml che si presenta in una confezione bianca con beccuccio dosatore. Questa è la cremina.
un profumo neutro, non aggressivo, non fastidioso. Mi piace. Allora, ora vi racconto per la terza volta, lo ribadirò fino alla fine sperando che questa sia la benedetta terza volta di questo video. Allora, la prima volta che ho utilizzato questa crema l'ho messa così in distrazione prima di prepararmi per uscire e non ho ben fatto caso a come la mettevo, cosa stessi facendo, eccetera. Mi sono ritrovata dopo un'oretta a dover scendere, quindi mi ero truccata, entro in ascensore c'è lo specchio. E noto che la mia parte delle occhiaie è molto più chiara, luminosa, riflettente e molto più distesa. Io penso, boh, forse saranno le luci strane ci sono in ascensore, sono molto bianche. Boh, chissà. Passa la giornata, il giorno dopo mi rimetto la crema e con più attenzione cerco di capire se, per farmi un'idea e poi recensirvi il prodotto, inizio bene a vedere come funziona questa crema. La metto, la massaggio, faccio tutti i miei massaggini. A un certo punto, dopo che l'ho finita di massaggiare, inizio a notare che la parte qua sotto, dove avevo un po' di occhiaie perché mi si fa molto scuro in questa zona, inizia a essere più chiara, meno marcata, le rughette come se si distendessero. Allora ho pensato, forse all'interno ci sarà qualche pigmento che aiuta a minimizzare, a mascherare un po' l'aspetto delle occhiaie. La vado a controllare sulla mano, no, è bianca, non colora. Il giorno dopo devo capire se è la crema o in questo momento i miei occhi non funzionano più. Inizio a usare prima su un occhio, che di solito comunque metto la crema su entrambi gli occhi per velocizzare la situazione. Comunque metto su un occhio e guardo attentamente e inizio a vedere la differenza. Quest'angolo qua è molto più chiaro rispetto a questo. Questa zona che è scura, da una parte si inizia a schiarire, dall'altra no. Le rughette e zampe di gallina si distendono. Questo occhio appare molto più sveglio rispetto all'altro e penso, questa crema è miracolosa. È una crema straordinaria. Io non ho borse, occhiaie, comunque occhiaie molto più, meno marcate, lineette d'espressione più spianate, occhio sveglio, buonissima idratazione, ha l'SPF anche se basso, 15, però ci sta. Mi piace tantissimo. Quindi, adoro questa crema, è favolosa, è diventata la mia crema preferita da boh, 20 anni a questa parte, mi piace tantissimo, ve la consiglio. Ok. Pregate con me che questa sia la volta buona. Comunque, spero che il video, le recensioni di questo video vi siano state utili. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!